Minka tanger der singen nom a spelan vinese dai so jök masna. Sumat la lesandrin, der la fin del settcent, nen di standa casal munfra. Ante il giardin, suagnanna cari aristocratica, a jen cit cas desmugra fet gau. Sicur che parei arriverà dall'altra parte della terra. Ale Carlo Fabrizio Vidua, cunt cum san. Innamorati liber, collezionista, archeologo, ci sa da una gran via savei, Vidua adventerà un di più arzigus viaggiatore d'Occent e sarà, merci a sua testardaria e a sua œuvre e persuasione, che Carlo Felice a scappare la collezione Calelamare del Museo Egizio. Il gusto di viaggiare è il più bello di tutti i gusti, soprattutto nei paesi ricchi di ruine e di memorie grandi, a scrive Vidua, da mentre calè un tren parte verso l'Egitto. Un paese che anvisca sua curiosità, ad come si alle cunte del zar Alessandro I, che l'aveva conosciuto un suo viaggio in Russia, ma non poi con chi uno scambio intellettuale ardì e fusionante. Ante la terra di Faraon, sta Utmeis, viaggiando dal sbocco del Nilo fino alla Nubia. A descrive la grandeur dell'Egitto con parole e disegni, e con l'anvia, che non si parese da tanta maravia, arcoi la sua città collezione da portare in Italia, a testimonianza una civiltà tra le più ancharmante che l'abbia mai vista. Al Cairo incontra Monsieur Drovetti, già consul generale di Francia, che gli mostra la gioiera da nendisse sua collezione d'antichità egizia. Vidua ne resta frappà e ne capisce d'amblè l'importanza. Con l'aggiunta di un gruppo d'aristocratici piemontesi, savant e antivist, a slapia cœur e a s'angaggia perché sia Turin assicurasse tanta ricchezza di storia, d'arte, d'archeologia e blessa. Questo patrimonio mi sta moltissimo a cuore, a scrive Vidua. Desidero che i forestieri non possano più dire Turin è une ville fort jolie e fort régulière, ma il n'y a presque rien à voir. Dal 1824, il conte de Consan a pu vedere suo sogno realizzato. Merci alla buona avventura di questo savant visionare, a Seriesa ferivea a Turin milioni di persone che d'antlura a chi tunen dar versese ante le sale del Museo Egizio.